Ad Albino, provincia di Bergamo, il 7 aprile 1923. Uh, siamo scesi a Bergamo, insomma siamo abbiamo cominciato a abitare a Bergamo quando io avevo circa 8 anni, in via Santa Lucia numero 16, e da allora ci siamo sempre stati. Uh, io ho fatto il liceo classico Paolo Sarpi e poi uh, medicina poi la specialità di neuropsichiatria e poi sono partita a Parigi con, con, eh, con l'idea di fare un, una, una, uno, sta, uno stage di un anno di assistenza eh, alla sì. Salpêtrière mm. e poi ci sono rimasta. Mm. e eh, Ho continuato della ricerca scientifica là, negli ospedali parigini fino alla libera docenza in psichiatria che ho avuto nel 68. E poi basta, basta. <ride> quello che posso dire come altri titoli è mm. eh, che sono dunque, ho il titolo di assistente negli ospedali parigini e sono Chevalier de la légende narrative dello scientifico francese. Perché è una cosa molto rara, soprattutto sì, per le donne. Per le donne. Sì. Io non mi ricordo quasi più niente. Fra l'altro, il fatto di essere stata via trent'anni, di non aver mai più riparlato di queste cose, di aver completamente cambiato di vita, di amici, di interessi. Io ho una specie di blackout, di completa dimenticanza se non degli sprazzi così. Perché ho avuto tanta paura che quelli sono marcati nella mia testa. Fino alla fine dei miei giorni. Verso l'età di 14 anni, grazie alla signora Rossi, che era professore di Bruno, eh, noi abbiamo cominciato ad avere, sia lui che Dio, una specie di attività antifascista. Era molto limitata nel senso che eh, la signora Rossi andava a trovare suo marito e gli altri al confino. E, e, e questi, tutti, tutti questi uomini scrivevano. Delle cose antifasciste, degli articoli e soprattutto del resto delle cose che, con, che concernevano l'unità europea, sì, perché sì. c'era a quei tempi, e soprattutto da Ernesto sì, Rossi, sì. e dove loro si trovavano, c'era una specie di, eh, di, di ideologia di tipo europeo già molto sviluppata. Questi articoli io e mio fratello li scriviamo a macchina. Poi li distribuiamo a destra e a sinistra, a casa di persone che ci indica la signora Rossi. A volte addirittura li lasciamo sulle panchine, perché qualcuno li legga e magari li faccia girare. Quando li scrivo a macchina questi articoli, li leggo con molta attenzione, a volte sono difficili, ma mi affascinano. Parlano di Europa unita. Sembra una cosa da male. In Spagna c'è la guerra civile, l'Italia ha fatto la guerra all'Etiopia e gli altri paesi ci hanno fatto le inique sanzioni, tranne la Germania. E però sembra aver voglia di fare la guerra a tutti gli altri. I fascisti parlano male di tutte le nazioni, tranne la Germania, e tra i grandi, tra gli adulti mi sembra che tutti siano contro tutti. Il signor Ernesto Rossi scrive di Europa Unita è al confino, e sogna un'Europa senza fascisti. Con gli stati che collaborano e diventano una federazione di popoli e nazioni. Mi piace molto, mi piacerebbe diventare grande in un'Europa così. È il 1937, ho 14 anni e vorrei tanto vivere la mia vita in un'Italia diversa da come oggi, in un mondo diverso. Speriamo. Intanto scrivo a macchina gli articoli e li distribuisco in giro, con mio fratello successo che tutti quelli che facevano qualcosa di serio sono stati o arrestati o hanno dovuto eh, nascondersi a Milano. Quindi siamo rimasti qui, qui, qui non, nessuno è rimasto e c'erano i prigionieri, c'erano dei prigionieri alleati, c'erano degli inglesi, dei russi, degli jugoslavi, c'erano tutti i ragazzi che sono scappati dopo l'8 settembre, i militari che non volevano né andare in Germania né riprendere la, 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 la guerra. Con, con la Repubblichina, perché a quei tempi che è venuta la, la Repubblica. Eh. Dunque, tutta questa gente bisognava aiutarla. Avevano fame, bisognava vestirli, bisognava, bisognava, erano nascosti nelle, in campagna, dappertutto. Dunque, io ho organizzato con, con della gente di diverso tipo. Ci riuniamo a casa di questo e di quello. Ci organizziamo come possiamo per portargli da mangiare e dai vestiti. Ma in fondo questa è la parte facile. Il vero problema è portare in Svizzera i prigionieri alleati e gli ebrei. Soprattutto gli ebrei. Credo che siano loro quelli che rischiano di più. Se li prendono, li portano in Germania. E lì, lì si parla di campi di concentramento, che succedono cose orribili. E allora bisogna portarli in Svizzera. Ci siamo organizzati con Beppi Signorelli e Sottocornola. Si va in treno fino a Colico e poi su a piedi per la montagna con dei contrabbandieri che abbiamo contattato. Succedono anche cose davvero buffe. Ieri dovevamo portare in Svizzera un prigioniero americano, negro. E come fai a portare su un treno, tra Bergamo e Colico, nell'autunno del 1943, uno che dovrebbe passare inosservato e che è negro? Fai come in un libro che ho letto. Lo metti al centro dell'attenzione tutto bendato, che si vedono solo gli occhi, dicendo che ho stionato dappertutto e che non può parlare. E funziona. Oggi a pensarci mi viene da ridere, ma ieri. paura. Ma con la paura sto imparando a conviverci. Ci siamo organizzati sempre meglio e avevamo finito per avere delle riunioni costanti e precise in casa della signora, adesso lui, voi mi aiuterete perché è stata quella spia, quella che ha spiato. La signora Bossi ci riuniva, ha fatto il doppio gioco, ci riuniva in città alta in casa sua e dalla, nella camera accanto c'erano i tedeschi, Stromengher e compagnia, che registravano, non so se c'era la modo di registrare a quei tempi, ma avevano o prendevano... Eh, Appunti non so perché quando, io adesso ci ritorneremo, ma quando io sono stata arrestata avevano, sapevano esattamente quello che io avevo detto, quello che avevano detto gli altri. A un certo punto hanno deciso di fare una retata, ma hanno saputo, non so chi ha detto loro, che io volevo scappare in Svizzera. E dunque mi hanno arrestato eh, un paio di giorni prima. Sto tornando a casa. Manca pochissimo. Sono in fondo a Via Santa Lucia, a pochi passi dall'ospedale Maggiore. Una macchina mi passa vicino, piano piano. Quelli dentro mi guardano. Poi la macchina si ferma d'improvviso. Gli pneumatici stridono, gli sportelli si spalancano e quelli saltano fuori. Mi saltano addosso. È una cosa così irreale che per un attimo resto ferma lì, come inchiodata. Poi mi divincolo. Riesco a scappare, mi butto nei campi vicino alla strada e corro. Corro perché mi vogliono arrestare. Corro verso casa perché voglio avvertire i miei, perché sappiano che mi arrestano e lo dicano agli altri che possano scappare. Corro perché il pensiero dell'arresto l'ho sempre cacciato via quando mi veniva in mente. E adesso invece sta succedendo, io ho paura! Corro e me li lascio indietro perché sono più giovane e più leggera e la paura mi mette le ali ai piedi. Sento che sono sempre più lontana e penso che forse ce la faccio, adesso sbuco dai campi sulla rotonda in cima alla via e casa mia è lì! E invece, mi accorgo che sono giovane e ingenua, perché sulla rotonda ci sono due macchine. Mi stavano aspettando, gli cado dritto in bocca. Mi prendono, mi caricano in macchina, e via. Loro sono fascisti SS. Arrestano, picchiano, torturano, deportano, uccidono. Tende ragguati al loro mestiere. Sono bravi a farlo. Devo imparare anch'io. Devo diventare più brava di loro. Se riesco a scamparla. Mi hanno battuto, mi hanno... Anzi, ho anche delle patricie nella schiena, ma quello è poco. perché Mi hanno buttato per terra e sono caduta eh, con un pugno e sono caduta su, su, sul, camì, sul, sul bordo di pietra del camino. E allora ho battuto, ho battuto la, la spina delle eh, vertebre mm. eh, cervicali e io ho una, una, una piccola frattura. Mm. Allora siccome mi ero fatta così male mm. mi hanno lasciato tranquillo perché Stromanger è stato molto gentile con me. Questo Stromanger è quasi un tipo da romanzo, nazista, torturatore e gentiluomo vecchio stile. Mi picchia e mi interroga come se stesse seguendo le norme di un suo galateo. E poi ogni tanto mi accorgo che mi guarda come fosse, come dire, intenerito. Allora provo a buttarla sul patetico. Faccio l'ingenua. La ragazza così giovane e poverina che non ha nemmeno capito in che guai si è messa. Anzi, in che guai si è lasciata mettere da suo fratello, che tanto Bruno ormai è in clandestinità e non lo prendono più. E così io posso usarlo per questa mia recita. Carico un po i toni. Piango molto, ma con discrezione. da brava ragazza impaurita, ma ben educata, tirata da suo fratello in questa cosa tanto più grande di lei che non ha ancora 21 anni. E quando parlo mi rivolgo solo a lui, a Stromengher, con l'impressione implorante di chi chiede pietà al potente signore, ma con qualche sorriso civettuolo. E funziona. Lui è sempre più garbato. Dopo la frattura alla cervicale le botte in pratica sono finite. Crede alla mia stupidità, si intenerisce la mia civetteria ingenua. È una cosa che non so se dire fatalmente romanzo, ma è vera. Lui si è innamorato di me e mi lascia tranquilla, qui in questa casa di interrogatori e torture. Gli altri, questi fascisti, che sono dei picchiatori spaventosi, naturalmente mi odiano e quando lui non c'è mi tormentano in tutti i modi, ma non hanno il coraggio di toccarmi. Lui mi ha promesso che tra due giorni, quando avranno fatto la retata, mi lascerà andare. Certo, con l'obbligo di passare tutti i giorni qui in questa villetta in questo covo per rendere conto. Certo, invece, che la povera ingenua, quando esce, va a salutare i suoi. Poi in due ore sono a Milano e sparisco, divento clandestina e non mi prenderanno mai più. Sono andata a Milano, ho ritrovato mio fratello e lì ho incominciato a lavorare con, con la centrale, eh. Barri, Vagliani, Del Pra, tutta questa gente, Pertini, perché Pertini in questo, quel momento era, era uscito anche lui ed era, e aveva incominciato a lavorare. E quindi il mio, il mio compito era soprattutto di Corriere. Cioè, quando c'era qualcosa di pericoloso da portare in giro, che fosse del denaro, perché avevamo delle valigie immense di denaro. Perché andavano ai partigiani delle delle, delle, vali, formazioni. delle formazioni. Non so da dove venisse quel denaro, probabilmente era avviolanciato anche lui. Non so, io so che ogni tanto avevo un sacco di milioni, un sacco di milioni da portare in giro. Mi piacerebbe poter dire che ormai. È diventata una cosa normale, ma non è affatto così. Ogni volta è come se fosse la prima. Tachicardia, salivazione coltosa e altri sintomi che, come studentessa quasi ex di medicina, riconosco benissimo e potrei descrivere in tono clinico. Qui, ora, come altre volte, sto rischiando l'arresto, ma me lo sono giurata, non mi arresteranno mai più. E la strategia di questa mia guerra l'ho messa a punto con cura. Ho 21 anni, sono carina. Devo portare a Torino in treno una grossa valigia piena di soldi. Non cerco di nascondermi, niente terza classe, vestiti di messi. Sono una studentessa bene, da film dei telefoni bianchi, acconciatura sbarazzina, elegante, sportiva, con tanto di racchetta da tennis. E se ci sono, come adesso, fascisti tedeschi, bene, faccio in modo di far conoscenza, ci vetto un poco con discrezione e questi si mettono subito a gareggiare per chi è più galante, come fossimo in un film con De Sica, gli uomini che mascalzoni. E che stupidi! La valigia è grossa e come sempre c'è qualcuno che dice in tono scherzoso «Ma lei fa la borsa nera, signorina!» E io «Magari! Vado a studiare, sono tutti libri, e pensi che li dovrò leggere proprio tutti!» Risata generale, poi farà una gara per portarne la valigia. Fascisti e tedeschi che scherzano ignari con in mano una valigia piena di denaro che andrà ai partigiani. Siamo in guerra, ma pensano che per loro questo sia un momento di tregua. Invece io sono il nemico. Li ho sconfitti e non se ne sono nemmeno accorti. Sono stati sconfitti da una signorina di 21 anni tutta vezzi e sorrisi, che intanto moriva di paura. Dunque, in fondo, è sempre stato così a quel periodo lì e poi io ho fatto anche eh, della... cos'è che cosa diavolo? Ah sì, ancora questa questione di corriere con pista di, che, per, per, per dare delle coordinate perché sempre di meno sapete che erano sempre tutti quelli che, che, che avevano una radio clandestina erano arrestati progressivamente. Dunque, a Milano non ce n'è più stato nessuno, dunque, io bisognava che portassi a Genova, a Torino. E io ricordo un avvenimento abbastanza interessante. Che è successo a Genova, quando sono andata con, con tutte queste, queste carte molto pericolose, il, dal professor Fazio, Cornelio Fazio, che era l'ultimo che aveva ancora una radio clandestina. Cornelio Fazio. Cornelio è il mio stesso nome, speriamo porti fortuna. Arrivo alla casa e chiedo alla portinaia a quale piano andare, e la fortuna sparisce. Da un androne escono due tipi, due tipici questurini che mi chiedono cosa voglio dal dottor Fazio. Paura. Voglia di fuggire, certezza di non riuscirci, paura che cresce. Fazio è uno psichiatra e allora io mi lascio andare al panico, all'isteria. Io devo vederlo, dico col fiato mozzo e un'espressione che lo so è davvero sconvolta. Non c'è. Cosa vuole da lui? Insistono loro. E qui non mi trattengo più. Non è possibile. Io io devo eh, devo vederlo. Sono una sua paziente, È un appuntamento. La voce è sempre più alta, i movimenti convulsi, stringendomi al petto il libro con dentro i fogli delle coordinate. Si avvicinano, ma sembrano un po' incerti e io ormai urlo: "No, no, no!" come una pazza e come una pazza fuggo urlando in strada. Devono essere rimasti davvero sorpresi perché non mi inseguono e io scappo verso la stazione. Però Genova non la conosco affatto. È ancora mattina presto e non c'è nessuno a cui chiedere. Mi confondo, mi sembra di girare in tondo. E alla fine mi ritrovo proprio allo stesso posto, davanti alla casa di Fazio, che intanto chissà cosa starà passando, povero professore tanto bravo e gentile, in mano a quegli animali. E cosa passerò anch'io? Se adesso mi vedono, mi prendono di sicuro, ma... non esce nessuno. E mi allontano, cercando di controllarmi. Mentre cuore e respiro se ne vanno per conto loro, a un ritmo che non credevo possibile, in una città che non conosco, a cercare una stazione che non so più dov'è. Dopo ho ripreso, ho ripreso il treno ed ero talmente sconvolta che nel treno c'è stato c'è stato una, quello lo ricordo benissimo perché quelle cose lì non si dimenticano mai più, <ride> trema talmente tanto che boh. Dunque, ero talmente sconvolta che c'è stata una... una eh, hanno guardato i documenti, dei tedeschi sì. sono passati sul treno e hanno guardato i documenti. Controllo. Controllano i documenti. Nessun problema, cambio spesso carta d'identità ed è sempre andato tutto bene. Quella che ho oggi è Nuova Nuova, l'ho presa ieri proprio per il viaggio a Genova. Mantengo sempre lo stesso nome, e il cognome che cambia così ci sono meno possibilità di confondersi. Ma oggi... Oggi no. Mi confondo e do il cognome di quella vecchia. Me ne rendo conto mentre lo dico, ancora prima che reagiscano. Mi correggo subito e, non so come, senza pensarci un istante, proseguo con una bugia incredibile. Oh, mi scusi, no... Mi sono sposata ieri. Arrossisco, aspettando la loro reazione. Dicono delle cose in tedesco e... Poi scoppiano in una risata che mi suona un po' scena, forse hanno fatto battute sulla prima notte di nozze. Gli italiani, quelli che sono sul treno con me, si inteneriscono e mi fanno gli auguri. I tedeschi ridono ancora e mi restituiscono i documenti. Ho scampata ancora due volte nello stesso giorno, quasi non ci credo. Stiamo per arrivare a Milano. Tutti avranno già saputo che Fazio è stato arrestato e saranno convinti che io sia caduta dritta nella bocca del lupo. Il treno entra nella stazione, mi affaccio dal finestrino e. Sono tutti lì, sulla pensilina che sperano di vedermi arrivare. Valiani, mio fratello, un sacco di gente con l'aria preoccupata, felice quando mi vede al finestrino e commossa, come lo sono io. I miei compagni. Mangiamo insieme, dormiamo insieme, geliamo di freddo e saltiamo i pasti insieme e, quando si può, beviamo e ci divertiamo. C'è una specie di, non so come chiamarlo, ma è meraviglioso. E del resto io ho abitato molto tempo da Giuliana Pozzi, mm. la, la nipote di Dino Roberto, mm. la quale eh, appunto aveva una casetta via Alberto da Giussano vicino, <coughs> vicino a dove abitava mio fratello ed erano due case mezze distrutte. Dunque nessuno più veniva. Però una notte stavo dormendo. Anche Giuliana sta dormendo con sua madre. Il suono del campanello mi fa saltare in piedi. È la portinaia che avvisa che stanno salendo a cercarmi. Giuliana si infila nel mio letto come d'accordo. Tutto è organizzato perché in casa non ci siano tracce di me. Esco sulle scale e sento l'ascensore che sale. Volo in soffitta, e in silenzio, in vestaglia e a piedi nudi. Dall'abaino mi arrampico sul tetto, mentre sotto bussano con violenza alla porta, urlando di aprire. Mi allontano più che posso, camminando gattoni su questo tetto mezzo distrutto, pieno di buchi che posso sentire solo con le mani, perché non vedo niente, c'è solo buio. Urto contro qualcosa che sembra un camino. Ci giro intorno, mi accovaccio facendomi più piccola che posso, che non mi vedano, che non mi prendano. Dal piano di sotto si sentono urla e porte che sbattono. Poi sento che si affacciano all'abbaino, ma non si azzardano ad uscire. Spero pensino che nessuno si azzarderebbe a farlo, che non c'è nessuno, che questa volta non hanno trovato nessuno. Se ne vanno. Ma io resto qui. Ho paura che mi aspettino sotto. E ho paura a muovermi ancora sul tetto. Ora c'è silenzio. E il buio sembra ancora più fitto. Il cielo è nuvoloso e questo è bene perché probabilmente non bombarderanno, come ormai fanno quasi tutte le notti. Bella ironia se mi cadesse in testa una bomba di quelle per cui porto io le coordinate. E invece c'è solo buio, l'oscuramento, il silenzio. Niente stelle, niente luna per dialogarci come leopardi. Sono accovacciata su non so cosa in mezzo al nulla assoluto, una situazione che ha quasi un suo fascino metafisico. Se non fosse che il fisico comincia a reclamare, ho freddo e tremo sempre di più. Mi sembra di essere qui da ore e forse sono davvero ore perché comincia a schiarire. E con la luce mi accorgo che sono appollaiata su una trave sospesa nel vuoto. Sto morendo di freddo. Sudo come una disperata e tremo, tremo tutta, tremano tutti i muscoli, anche le natiche. Non sapevo che le natiche potessero tremare, invece lo fanno. Ormai è giorno, è ora di scendere. Striscio piano piano su questo tetto distrutto, tutta tremante. Chissà che dolori quando mi rimetterò in piedi. stato il periodo spaventoso, non so se il 44. 44 io è ricordo, 44. ricordo la, delle notti, per delle notti e delle settimane, ho avuto l'impressione che fossero dei mesi, tutte le notti bombardamenti veramente. a tappeto, Presso a poco le cose stanno così, quando, so, quando nell'autunno del 44, allora io ho fatto qualcosa di speciale perché non c'era più nessuno che faceva il corriere con la Svizzera. Tutti erano stati arrestati e del resto fucilati sul posto. E allora con la, attraverso Vagliani e la Special Force io sono diventata corriere con la Svizzera. E da allora ho fatto quasi esclusivamente quello. E lì mi sono successe delle cose abbastanza spaventose. Devo entrare in Svizzera di nascosto per portare documenti importanti del CLN e della Special Force. Arrivo in treno in un paesino vicino al confine, uno diverso, perché si cambia spesso. Proseguo per un po in autocarro, e poi a piedi, fin dove mi aspetta il contrabbandiere, uno diverso, perché cambia spesso. Trovo il posto, ci sono dei segnali speciali, e trovo lui. Andiamo a casa sua e ci restiamo fino alle due. Prima di uscire un gran bicchiere di grappa per tenermi calda, è una notte gelida e c'è la neve. Mi accompagna a piedi fin quasi alla frontiera, ma non fino alla frontiera, ha paura. Mi indica la strada e io arrivo nel posto stabilito davanti a questa specie di rete che segna la frontiera. Ci dovrebbe essere un questurino svizzero che alza la rete e mi fa passare, ma. non c'è. E io da sola non ce la faccio. Non c'è nessuno. Forse ho sbagliato io la strada, o ha sbagliato il contrabbandiere, o il questore svizzero non è venuto. Non c'è nessuno e non posso fare niente. Perché sento arrivare la ronda dei tedeschi, coi cani. Allora faccio come un animale che ha paura: scavo una specie di buca nella neve e mi rintano, mi, mi copro di neve e spero che i cani non sentano l'odore. La ronda dei tedeschi continua a passare, a volte è proprio vicina con i cani i cani lupo non abbaiano come il mio Jimmy mi latrano me li immagino con fauci enormi che mi vogliono sbranare ho paura e ho freddo tutta la notte arriva la luce e la ronda non passa più sento voci oltre la rete è la ronda dei questurini svizzeri. Mi faccio vedere e loro mi fanno passare sotto la rete e oltre la frontiera. Consegnerò i documenti, mi riscalderò, tornerò a Milano e avrò paura dei cani lupo per tutta la vita. Così sono finite le cose e. In, verso la fine, quando verso il 20-21, non so quando c'è stata, incominciava a, a parlare della liberazione di Milano, abbiamo incominciato, in dunque nel gruppo che si occupava della stampa, a immaginare la, la presa del popolo d'Italia. <ride> e io mi ricordo benissimo che ci sono state due notti di grande, proprio di, di, di preparazione militare sono qui, con una pistola in mano. Sto per andare in battaglia. È la prima volta dopo quasi due anni di guerra. Fino ad ora ho agito di nascosto oppure fingendo di essere qualcun altro, come una specie di agente segreto. E adesso invece sto per andare all'assalto della sede del giornale fondato da Mussolini, quello che per vent'anni è stato la voce del fascismo. In battaglia. Con un'arma in mano. Perché ormai la fine è vicina e bisogna farla finita perché cominci finalmente qualcosa di nuovo. E allora eccomi qui. Siamo una specie di plotone, tutti armati, determinati, tutti con in tasca una pastiglia per ucciderci se ci prendono, perché ormai si sa che cose orribili ti fanno quando ti prendono. Eppure non riesco ad essere seria fino in fondo. So che tra poco potrei prendermi una pallottola, magari morire, ma non riesci a sembrarmi davvero reale. È una specie di immenso gioco, almeno per me e per gli altri della mia età. Ho compiuto 22 anni giusto due settimane fa e una parte di me continua a vivere tutto questo con una specie di euforia, come un immenso gioco, appunto. Ma ora basta. Siamo quasi arrivati. La sede del giornale ce l'abbiamo di fronte. Ho il cuore in gola. Ogni tanto devo concentrarmi per respirare. Davanti alla sede non c'è nessuno. Un attimo e parte l'ordine. Via di corsa ed ecco siamo dentro e... Non ci spara addosso nessuno perché non c'è più nessuno. Sono già andati via tutti, sono già scappati. <ride> e mi viene da ridere, non riesco a trattenermi e anche gli altri cominciano a ridere perché è finita davvero. I fascisti stanno scappando e domani Milano sarà libera. Uscirà il giornale, la guerra finirà e tutto sarà diverso e siamo felici. Felici. La guerra è finita e io ho vinto senza aver mai neanche sparato un colpo. E rido. <ride> Felice. E, e da allora io ho fatto il giornalista, siccome li conoscevo tutti bene, tutti i capi. Perché tutti mi conoscevano, io li conoscevo tutti. Allora mi hanno preso come per sei mesi per fare il, il, um, le interviste. Ma mm. ah, Però... le ho vissute nella, nella <ride> gioia, nell'entusiasmo: cioè, non si dormiva più, non Beh. si mangiava più, ci si agitava, ci si agitava, ma che cosa? Esattamente non lo so. E, si era vissuti per quattro anni in un tale stato di tensione emotiva eh, che e con questo, questa speranza che finisse un giorno, che quando è finita è stata una specie di esplosione di entusiasmo e di attività. Poi, quando si ha 20 e 22 anni, eh, capite? Ma, ma è, è tutto lì, insomma. Quello, io so io ricordo che andavo e venivo con, con delle macchine, eh? si andava a Bergamo, si veniva a Milano, si cercavano i fascisti, si, si, fa, si correva sempre dappertutto. Ma che cosa si facesse? Non lo so, soprattutto quando fa del giornalismo e allora va anche. A... Non so, io andavo, andavo di qui, di là, ma non, non posso ricordarmi, scusatemi, ma non, non lo so. Lì è ancora è quasi più oscuro il mio ricordo lì che, che prima. Ma non credo che abbia fatto nient'altro di preciso se non fare il giornalista. Io soprattutto scrivevo queste interviste. Ai Pertini, ai Parri e a tutta questa gente. Per un po' di mesi, perché non avevo più voglia di finire medicina. L'idea di avere 23 anni mi tormentava. L'idea di dover ricominciare tutto quando tante cose erano successe. Si era diventati adulti. Ma poi la psichiatria mi attirava. Ho lasciato tutto e ho ripreso l'università. Mi sentivo molto sperduta con la vita che avevo fatto. Dove uccidere diventava nobile e rubare una cosa meravigliosa. Molti si sono persi davvero. Io volevo finire questi esami e diventare neuropsichiatra. Ho fatto i 23 esami che mi restavano in 18 mesi per finire all'età giusta. Poi, durante la specializzazione, ho fatto due anni all'ospedale psichiatrico di Bergamo. Nel 49 sono partita per Parigi con l'idea di restarci un anno per perfezionarmi. Mi hanno chiesto di restare là. E potevo fare ricerca scientifica molto meglio che in Italia. Così ci sono rimasta, e ormai sono 30 anni. Gli ultimi tre anni che ho passato in Italia sono stati una delusione via l'altra. Eh, la, la, la camicia nera è diventata più lunga, è diventata è sottana, eh, la, la, la cosa del curato. I, 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 quei pochi che noi stimavamo, in fondo, non sono diventati niente perché Parri è stato Credo il primo presidente del consiglio, no. ma pff, siamo stati terribilmente delusi. Avevamo rischiato la vita, avevamo tutto arrischiato per, per, per qualcosa di, di. per fare dell'Italia qualcosa di nobile e di bello, e niente di tutto ciò si è avverato. Niente. Le elezioni del 48, il 18 aprile, giusto tre anni dopo. Vi ricordate quel 18 aprile? È strano che avessi voglia di andarmene. A Parigi lavoravo molto. Nel 51 ho collaborato con Henri Laborie, un grande scienziato, lo conoscete, vero? Stava sperimentando un nuovo farmaco neurolettico, la cloropromazina, oggi più conosciuta come torazina, da utilizzare nel trattamento delle psicosi gravi. Serviva a qualcuno, una cavia, per testarlo e scrivere momento per momento una relazione sui suoi effetti. Poteva essere pericoloso. Laborì aveva saputo della mia attività durante la resistenza. Ha pensato che avessi imparato ad affrontare situazioni difficili, diciamo così, e mi ha chiesto se io ho accettato. Il farmaco ha riportato a galla emozioni che pensavo di aver rimosso. Le botte durante l'interrogatorio, i latrati dei cani lupo delle ronde tedesche. Ci sono stati dei momenti molto difficili. Poi tutto si è fatto più calmo, più distante. Ricordo ancora una frase della relazione. Alla tredicesima ora, la paurosa sensazione di morte imminente lascia posto ad una calma euforica. Continuo a sentirmi come se stessi morendo, ma questo mi lascia indifferente. La ricordo perché, in qualche modo mi sembra, descriva quello che ho provato tante volte nei momenti più pericolosi, più paurosi. E anche il distacco da quegli anni, la lontananza che via via si è creata è. Eh. Il tempo è passato. Ho continuato a lavorare molto per tutti gli anni 50 e, e i 60. Ho avuto la libera docenza in psichiatria nel 68, un anno speciale, no? Dappertutto, anche in Italia. Ho sempre seguito quello che succedeva in Italia, ma da lontano, come se la delusione che avevo provato mi tenesse lontana. In questi ultimi dieci anni sono successe tante cose importanti e belle. Il movimento operaio. I giovani, gli studenti, lo statuto dei lavoratori e il nuovo diritto di famiglia, le leggi sul divorzio e sull'aborto. Ma anche tante cose inquietanti. Oggi che giorno è? Il 24, il 24 luglio 1978, poco più di due mesi dalla morte di Aldomoro. Io non so. Non me la sento di dare giudizi politici, storici, però di una cosa sono sicura. L'Italia è l'unico paese d'Europa dove ci sono i fascisti che fanno gli attentati. A Piazza Fontana, a Brescia. Fanno attentati, aggrediscono nelle strade e stanno anche in Parlamento. Dopo più di trent'anni. Come se in Italia non potesse cambiare niente. Ma davvero, in Italia, non cambierà mai niente?